quiete le risorse, però purtroppo non possiamo erogarle proprio per questi vincoli di legge che sono comunque a tutela dell'interesse pubblico. Cosa potrebbe sbloccare la situazione? Guardi, sostanzialmente io credo oggi parlerò intervenendo sull'aspetto tecnico, credo che dobbiamo sederci al tavolo, sicuramente importante con i sindacati, con i dipendenti, però bisogna risolvere la questione dal punto di vista tecnico, perché se c'è una normativa appunto che vincola e obbliga la pubblica amministrazione prima di effettuare un pagamento a favore di un proprio fornitore a che questo abbia pagato i contributi e ci sia il DURC regolare, e bisogna vedere tecnicamente come superare. Sicuramente un passo avanti è stato fatto, perché nella precedente riunione è stato steso un verbale nel quale il prefetto, per motivi di ordine pubblico, anzi più che per motivi di ordine pubblico, per questione di tipo sociale, ha invitato appunto gli enti interessati rispetto a questa problematica ad adoperarsi per risolvere il problema, nell'interesse di tutto, anche perché poi queste strutture continuano a erogare prestazioni di cui alcune sono estremamente utili e difficilmente sostituibili, mi riferisco alla quiete, ovviamente noi abbiamo tutto l'interesse che si continui ad operare. Dobbiamo un attimo tecnicamente individuare un processo nell'ambito della flessibilità che la norma concede a tutti noi per cercare appunto di trovare una soluzione, e siamo tutti impegnati su questo fronte, quindi io proporrò oggi, dopo aver sentito se ci sono novità da parte appunto degli altri enti, di istituire un tavolo tecnico operativo appunto con ASL, l'Agenzia delle Entrate, Equitalia e l'INPS, per cercare di trovare nell'ambito delle risorse disponibili le giuste risorse per dare una risposta, per poche mensilità o per le mensilità possibili nei confronti dei lavoratori.